Lascia Venezia per Roma, dove assumerà l'incarico di commissario straordinario del governo per l'anti-racket e l'usura. 5 anni duri ed intensi per il prefetto Domenico Cuttaia. In Laguna arriva Carlo Boffi. Quando, lo dicevo oggi al presidente della regione, quando la crisi economica è arrivata quasi all'improvviso a toccare il territorio veneto rispetto ad altri territori regionali, abbiamo assistito con angoscia agli episodi di suicidio che hanno coinvolto artigiani, imprenditori, lavoratori. Un segnale, quello gravissimo, di perdita di fiducia. Anche in quell'occasione, con la collaborazione delle regioni, della regione, degli enti locali, delle banche, degli istituti di credito, della Camera di Commercio, delle associazioni di categoria, abbiamo cercato di definire una rete, che forse è anche una rete di protezione, di ausilio, per cercare di attenuare queste conseguenze negative. Ecco, io penso che il bene della vita sia il bene primario in tutti i campi. Quello secondo me è stato il momento più difficile, se vogliamo. Lei prima parlava di momenti complicati, quello è stato il momento più difficile, perché quando ci si trova di fronte a situazioni in cui la gente si toglie la vita, allora lì è necessario dare tutto se stessi per cercare di attenuare le conseguenze di problemi che magari sono più grandi di noi. Ecco, posso dire, mi sento di poter dire, che quel periodo ce lo siamo lasciati alle spalle, ma questo proprio con l'aiuto di tutti, con la collaborazione di tutti, e penso che sia stato dato un contributo significativo, insomma, ecco, da parte delle istituzioni. Un altro momento di intensa commozione, come non ricordarlo proprio oggi che stiamo inaugurando il ponte alla memoria di Valeria Solesin, è stata quando, insomma, la nostra concittadina è stata barbaramente uccisa nell'attentato terroristico del Bataclan. E purtroppo spiace che anche quest'anno il nostro Natale, il Natale di noi europei, di noi italiani, è venato da questa nota di mestizia per la concittadina abruzzese che ha perso la vita. Insomma, ecco, questi penso che siano momenti particolarmente significativi di intensa commozione, alla quale abbiamo reagito nel modo in cui si deve reagire, e cioè garantendo ai cittadini la sicurezza, o quantomeno facendo ogni sforzo per cercare di portare sempre ai livelli più alti la garanzia di sicurezza, e adoperandomi, come deve fare un prefetto, anche per svolgere quell'azione di raccordo con tutte le istituzioni, per fare in modo che le risposte da parte delle istituzioni siano univoche nella tutela degli interessi generali. E poi le valutazioni politiche, gli intenti, quella è una cosa che non appartengono ovviamente al prefetto.